Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro settimo caso clinico. Sono molto contento che siamo arrivati a questo numero, ma andiamo avanti finché ci assistono le forze e la volontà vostra. Sono qui con Chito Castello che è con me in presenza, c'è anche Gianluca Tenconi che mi darà una mano a moderare questo caso clinico e direi presentiamo subito Matteo Caiti e Silvia Dall'Asta che è geriatra, ma è iscritta Fadoi, specializzata in geriatria, e che ci presentano un caso clinico che spero che sia di vostro interesse, dal titolo Danno renale acuto in linfoma linfoplasmacitico. Un saluto magari anche tu, Gianluca, e poi direi che incominciamo subito. Io ringrazio, saluto Matteo e i colleghi che presentano il caso. Mi diceva Matteo che c'è anche un nefrologo che parteciperà alla nostra discussione del caso clinico. Mi sembra un caso clinico importante e siccome abbiamo già qualche minuto di ritardo, direi che se partiamo subito magari riusciamo a guadagnare qualcosa anche per le domande dopo. Matteo. Perfetto, allora lascio la voce alla dottoressa Silvia Dall'Asta e ci farà compagnia anche il dottor Alberto Sanna, nefrologo del San Martino. Perfetto. Buongiorno ancora a tutti i collegati. Allora, adesso quindi devo aprire il PowerPoint, giusto? Lo vedete? Lo vedete? No, ancora no, deve lanciare la condivisione. Allora, qua, condividi schermo. Qui. Ok, adesso dovremmo esserci. Ora lo vedete? Sì, bene. Bene. Allora, il caso clinico che vi sto per illustrare riguarda un paziente maschio di 74 anni, sposato con due figli ed ex imprenditori. Dati anamnestici noti risultavano essere un pregresso intervento di artroprotesi coxofemorale bilaterale, un pregresso intervento di colecistectomia, un recente intervento di ernioplastica inguinale sinistro eseguito il 4 febbraio di quest'anno e un'insufficienza renale cronica stadio 3A nota con valori di creatininemia basali di 1,5 mg decilitro pari a un filtrato di 47 millilitri minuto. Ultimo, ma non ultimo, un linfoma a piccoli linfociti con componente linfoplasmocitico, not, linfoplasmocitica noto dal 2016 in follow-up ematologico presso l'ospedale San Paolo di Savona dove il paziente è residente. Tale malattia era in attesa già di ristadiazione tramite esecuzione di PET-TAC per valutare l'eventuale necessità di un trattamento chemioterapico, siccome nei mesi precedenti nel paziente erano esordite una importante splenomegalia, una pancitopenia e astenia generalizzata. Questi accertamenti diagnostici erano tuttavia stati rimandati perché il paziente si era sottoposto appunto all'intervento di ernioplastica. In terapia domiciliare, una terapia molto semplice con allopurinolo, cetirizina per una riferita orticaria idiopatica occasionale, probiotici e acido folico. Il paziente inoltre risultava vaccinato contro SARS-CoV-2 con terza dose. Chiedo scusa se qualcosa si sarà spaginato, ma cambiando computer, sono cambiate un po' le slide. In anamnesi patologica prossima, abbiamo un accesso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova il 27 febbraio, per comparsa di alveo diarroico persistente da alcuni giorni associato a distensione addominale. Alla visita il paziente si presentava vigile, orientato e con parametri vitali nella norma. L'addome risultava effettivamente teso, ma trattabile, non dolente, non dolorabile alla palpazione, ed erano obiettivabili ottusità diffusa e segno del fiotto suggestivi appunto di ascite, senza segni di peritonismo, con peristalsi presente alveo canalizzato. Erano rilevabili anche appunto questa importante splenomegalia con una milsa debordante di diversi centimetri dalla emiarcata costale sinistra in eupnea e plurime linfadenomegalie superficiali palpabili soprattutto in sede laterocervicale, ascellare e inguinale.
Agli esami ematochimici si confermava il reperto di pancitopenia e era osservabile un lieve peggioramento della funzionalità renale con una creatinina di 1,9 mg decilitro. Lo ionogramma, la bilirubinemia, il profilo di funzionalità epatico e gli indici di flogosi risultavano nei limiti di normalità. E veniva eseguita anche un'elettroforesi delle proteine sieriche che mostrava ipoproteinemia, lieve ipoalbuminemia e la presenza di una frazione monoclonale in zona gamma globulinica. Venivano eseguiti anche un ECG e un RX del torace senza reperti patologici. Il paziente veniva quindi inviato a eseguire un attacco addome con mezzo di contrasto, il cui referto potete appunto vederlo illustrato qui. Un reperto significativo, sebbene il quadro sia stato definito di non chiara definizione, di difficile interpretazione, risultava essere questa sospetta ischemia intestinale. Oltre a questo reperto veniva confermata la presenza di ascite, di splenomegalia con una milza di dimensioni molto importanti, oltre i 20 cm che potete vedere nell'immagine in alto a destra, e queste plurime linfadenomegalie patologiche sottodiaframmatiche, alcune delle quali balchi. Un altro dato importante che ai fini diciamo della comprensione del nostro caso è la non presenza di alterazioni a livello renale. Per la sospetta ischemia intestinale venivano contattati i colleghi chirurghi che, data la obiettività del paziente e le sue condizioni cliniche generali, non confermavano tale sospetto e perciò non ponevano indicazioni di pertinenza se non un breve periodo di osservazione presso il proprio reparto con avvio di terapia antibiotica empirica con ceftriaxone e metronidazolo. Il giorno successivo si verifica un episodio di febbre con temperatura 38,3 associata a brivido e ad alcuni episodi di stridore respiratorio in corso di infusione di metronidazolo che quindi veniva interrotta. Persisteva inoltre diarrea e compariva soprattutto in sede peritibiale questa porpora palpabile presente anche al tronco. Gli esami ematochimici di controllo confermavano ulteriormente questa pancitopenia e mostravano un ulteriore peggioramento della funzionalità renale con una creatinina di 3 mg decilitro associata ad oliguanuria del paziente. Veniva effettuato anche un esame delle urine che mostrava una proteinuria di 100 mg decilitro, una microalbuminuria di 150 mg decilitro e un rapporto albumina-creatinina di 150. Un importante reperto emerso è il notevole incremento degli indici di flogosi con PCR 104 e procalcitonina 33. E l'emogasanalisi arteriosa mostrava un'acidosi metabolica compensata per cui veniva somministrato bicarbonato e unendo diciamo, i dati clinici e laboratoristici il sospetto era quello di una sepsi in corso. Nonostante i due set di emocolture e le urinocolture risultassero negative. A questo punto, interrogandoci su quale potessero essere i meccanismi esopatogenetici in corso determinanti il danno renale, abbiamo formulato diciamo in prima istanza un'ipotesi a eziologia multifattoriale con fattori che agivano determinando un danno in prerenale, come la sospetta sepsi e la disidratazione da diarrea. E altri fattori che agissero determinando un danno intrarenale, come per esempio l'utilizzo dello stesso mezzo di contrasto per l'attacco addome e una componente inerente alla malattia linfoproliferativa. Abbiamo quindi agito muovendoci, diciamo, gestendo questi diversi fattori, contattando l'infettivologo e avviando una terapia antibiotica ad ampio spettro con piperacillina tazobactam aggiustata a dosaggio renale e ricercando patogeni intestinali che potessero determinare la diarrea come norovirus, adenovirus, rotavirus e clostridium, risultata tuttavia negativa. Il collega ematologo suggeriva l'avvio di filgrastim data la pancitopenia e il sospetto episodio infettivo in corso e inoltre suggeriva di procedere, come già indicato in precedenza, con l'esecuzione di una PET-TAC di ristadiazione il più rapidamente possibile, oltre che diciamo, l'effettuare uno studio sul liquido ascitico.
Il collega nefrologo diciamo corroborava l'ipotesi di danno renale acuto su cronico a eziologia multifattoriale e dava indicazione a un'implementazione dell'idratazione endovenosa con monitoraggio attento della diuresi, della funzionalità renale e degli elettroliti. Allora, ci siamo trovati quindi di fronte a un caso che era sia ematologico che nefrologico, naturalmente infettivologico, perché di questi tempi non manca mai, e la collaborazione con i colleghi. Cosa, Giancarlo? Non ti sentivamo bene, adesso sì. Adesso mi senti? Mi senti? Devi ricominciare. Ecco, dicevo che ci siamo trovati di fronte a un caso che era nefrologico, ematologico, infettivologico, perché di questi tempi non manca mai, e abbiamo dovuto un po' fare, gli equilibristi tra diverse esigenze che vedrete nel caso clinico compariranno via via. Però visto che adesso stiamo parlando delle varie cause che potevano spiegare questa situazione in attesa degli accertamenti, chiaramente, perché anche dal punto di vista laboratoristico, come voi ben sapete, non è che immediatamente abbiamo il risultato di quello che chiediamo, talvolta ci vuole anche tempo e una telefonata agli stessi laboratoristi. Quindi eravamo molto preoccupati di questa situazione renale, per quello, come avviene sempre, abbiamo coinvolto il nostro collega dottor Sanna, che potrebbe già in questa fase, se vuole, dirci qualcosa. A questo punto infatti abbiamo chiesto altri esami e sono i prossimi che arrivano, sono quelli che ci indirizzano di più verso una probabile diagnosi. Possiamo andare avanti. Scusatemi, abbiamo problemi con l'audio sempre. Ci devi avvicinare al microfono. Difatti l'abbiamo visto in prima battuta così, con questi presupposti che potevano spiegare in parte il danno renale acuto su cronico, ma abbiamo chiesto ulteriori accertamenti perché c'era questa componente linfoproliferativa che poteva indirizzarci verso altre diagnosi, e quindi abbiamo chiesto ulteriori esami che adesso mostreremo e ci diranno, ci indirizzeranno verso altre diagnosi più interessanti, insomma, che il quadro. Ok. Il 4 marzo il paziente viene trasferito presso la nostra unità operativa e alla visita mostra condizioni cliniche stazionarie, oltre ai reperti già rilevati in precedenza, quindi questo addome teso ma trattabile, non dolente, non dolorabile, con reperti di ascite, di epatosplenomegalia, la persistenza di questa porpora e di queste linfadenomegalie palpabili diffuse. E agli esami ematochimici di controllo e nei giorni successivi, nonostante gli indici di flogosi avessero mostrato una risposta al trattamento antibiotico e non fosse più comparsa febbre e avessimo effettivamente implementato l'idratazione endovenosa del paziente, abbiamo assistito a una funzionalità renale in progressivo e rapido peggioramento, con un andamento dei valori di creatininemia che ho illustrato nel grafico a partire dal giorno di accesso in pronto soccorso del paziente fino a pochi giorni dopo l'arrivo presso il nostro reparto. In particolare il 4 marzo avevamo un valore di creatininemia di 3,9, quindi in accordo con il collega nefrologo abbiamo fatto un primo tentativo di stimolazione farmacologica della diuresi con furosemide ad elevato dosaggio per via endovenosa associato a metolazzone. Ciononostante persisteva un'oliguanuria con una diuresi nelle successive 24 ore di 350 ml totali e di stato anasarcatico. Inoltre, grazie alla ripetizione dell'esame delle urine, si verificava un peggioramento della proteinuria con valori di 250 mg decilitro associata anche alla comparsa di microematuria. Il giorno successivo, il 5 marzo, la creatininemia raggiunge i 5,1 mg decilitro. A questo punto si poneva necessità per il paziente di avviare un trattamento emodialitico trisettimanale previo posizionamento di apposito CVC e il 7 marzo veniva effettuata la prima seduta emodialitica. A questo punto ci siamo appunto nuovamente interrogati su cosa stesse potendo determinare questa progressiva e rapida, questo progressivo e rapido peggioramento della funzionalità renale, e ci siamo concentrati sull'ipotesi che
parallelo sottostante ci potesse essere una progressiva un progressivo avanzamento della malattia linfoproliferativa, magari appunto considerando anche l'ipotesi di una progressione da una forma indolente nota a una forma più aggressiva, e interrogandoci su come, sui meccanismi proprio patogenetici, su come questa stesse determinando un deterioramento della funzionalità renale. Abbiamo quindi dato priorità proprio alla miglior caratterizzazione della malattia ematologica, procedendo con una serie di indagini, innanzitutto sicuramente indagini di laboratorio su siero. In questo caso veniva evidenziata l'immunofissazione delle proteine sieriche, la presenza di una componente monoclonale rappresentata da una banda IgG a catene leggere K, confermata anche dall'elevatissima concentrazione plasmatica di catene leggere K di 1066 mg litro, e appunto è data anche da un incremento del rapporto K lambda. Inoltre si evidenziava anche la presenza di una ipocomplementemia maggiormente spiccata per C4, con una concentrazione plasmatica di 0,033 grammi litro, mentre i range di normalità sono compresi tra 0,1 e 0,4. Abbiamo anche ricercato diciamo dei profili autoanticorpali con fattore reumatoide, ANA, ANCA e mieloperossidasi, la cui ricerca è risultata negativa. E dato che si è poi rivelato fondamentale per dare anche una sorta di svolta all'ipotesi diagnostica su cosa stesse determinando il danno renale, è stata la presenza di crioglobuline. Ovviamente questo dato non ci è pervenuto subito tempistiche tecniche di laboratorio, ma è giunto diversi giorni dopo rispetto alla richiesta degli esami. Veniva inoltre riscontrata una normale attività dell'enzima ADAMTS13 per ricercare un'eventuale porpora trombotica trombocitopenica, e veniva anche effettuato un dosaggio plasmatico della beta 2 microglobulina, che nel caso delle malattie linfoproliferative è anche un valore prognostico, e che si è confermata appunto a dosaggio plasmatico elevato. Inoltre, come suggerito anche dal collega ematologo, veniva effettuata una paracentesi diagnostico-terapeutica che ha necessitato di posizionamento di drenaggio addominale per refrattarietà. E sul liquido ascitico sono stati eseguiti un colturale, risultato negativo, e un citologico che rilevava numerosi elementi linfocitari di piccola taglia, a profilo irregolare, e all'immunofenotipo si osservava una popolazione plasmacellulare sempre di fenotipo irregolare, di taglia medio variabile, e una popolazione bilinfoide di taglia piccola, sempre di fenotipo irregolare. Secondo i colleghi ematologi, questo poteva essere anche un reperto suggestivo di possibile infiltrazione peritoneale da parte della malattia mieloproliferativa. Ovviamente abbiamo richiesto una PET-TAC, la famosa PET-TAC di ristadiazione, per valutare la diffusione e appunto determinare una corretta stadiazione della malattia, ma la prima disponibilità ci è stata data per oltre 10 giorni dopo la richiesta, quindi per il 18 marzo. E nel frattempo, si continuava a sostenere l'ipotesi che effettivamente, secondo i dati clinici soprattutto, ci potesse effettivamente essere un'evoluzione della malattia linfoproliferativa verso una forma aggressiva associata appunto a questo parallelo peggioramento della funzionalità renale. Perciò si avviava una terapia steroidea con desametasone 16 mg al giorno. Prima della PET-TAC di ristadiazione è stata eseguita la biopsia escissionale, che rappresenta un po' il gold standard diagnostico per le malattie linfoproliferative. Preciso questa tempistica, cioè il fatto che la biopsia sia stata eseguita prima della PET-TAC, perché solitamente sarebbe ottimale
l'ordine inverso, quindi prima la PET TAC, poiché in base al, diciamo, all'indice di captazione del, del tracciante, in base al SUV, si sceglie anche quello che può essere il linfonodo che, avendo maggiore captazione, è suggestivo di diciamo, maggior malignità della, della malattia linfoproliferativa e quindi aumenta la probabilità di ottenere una diagnosi più attendibile ad, a livello istopatologico. Il referto diagnostico risultava comunque compatibile con linfoma linfoplasmocitico, una forma di linfoma non Hodgkin indolente, quindi confermando la presenza di una malattia linfoproliferativa in realtà indolente, dato che andava un po' in contrasto con quello che era invece la clinica del paziente. In particolare vediamo che c'erano diversi elementi suggestivi di questo tipo di linfoma, quindi questi elementi linfocitari di dimensioni variabili, da piccole a medie, con aspetti di differenziazione plasmocitoide e la presenza di corpi di Russell e di Dutcher, che sono patognomonici per gammopatie monoclonali, perché rappresentano proprio degli inclusi rispettivamente intracitoplasmatici e intranucleari pass positivi di, dati da accumulo di immunoglobuline complete o incomplete aberranti. Dal punto di vista fenotipico, gli elementi cellulari esprimevano CD20 e BCL2, la componente plasmacellulare esprimeva invece CD138 e anche a livello istopatologico si confermava quanto già rilevato a livello plasmatico, quindi questa restrizione monotipica per le catene leggere K delle immunoglobuline. Come ovviamente supportato anche dal nostro collega nefrologo, sarebbe stato utile, interessante, sicuramente avrebbe aggiunto un dato complementare e fondamentale, l'esecuzione di una biopsia renale per capire esattamente quali fossero, diciamo, i meccanismi eziopatogenetici di danno renale. Semplicemente, appunto, essendo il paziente pancitopenico e piastrenopenico, per l'elevato rischio di sanguinamento era controindicata, quindi non è stata eseguita. Come menzionato prima, il 18 marzo doveva svolgersi questa PET-TAC di ristadiazione della malattia linfoproliferativa, ma le complicanze sono sempre dietro l'angolo, quindi il 16 marzo il paziente è risultato positivo per SARS-CoV-2 al tampone molecolare. Ok. Facciamo solo un breve riassunto, proprio perché è un caso clinico molto lungo. Mi sentite bene? Perché mi devo porre naturalmente davanti al microfono. Allora, quale internista a nostro avviso si pone poi in una situazione non facile? Perché da un lato c'è sicuramente un ematologo che ci chiede un corretto iter diagnostico, quindi guarda la PET, guarda il SUV, scegli il linfonodo da sottoporre a escissione biottica. Naturalmente c'è una tempistica, non so se da voi, ma da noi anche per il chirurgo. Quindi noi abbiamo avuto la possibilità di contattare un chirurgo che ha scelto e insistito il pacchetto inguinale perché era molto visibile, molto prominente. È vero che la stessa PET in base al SUV ci può dire quale sia il migliore pacchetto linfonodale da sottoporre a biopsia scissionale, ma ci vuole troppo tempo. Le nostre PET talvolta sono anche a 15-20 giorni. Nel frattempo abbiamo un paziente che peggiora per tutti i motivi che abbiamo visto. Dall'altra c'era un rene che ci stava molto preoccupando. Non avevamo ancora a mano una diagnosi precisa. Avevamo fatto chiaramente delle ipotesi diagnostiche. E come vedete poi nel periodo a maggior ragione del Covid c'è qualcosa che interviene per interrompere tutta la nostra buona volontà. E quindi nel momento, insomma, in cui stavamo per tirare un po' le fila, ahimè, questo signore si positivizza. Questo vuol dire anche cambiare reparto, cambiare setting. Per fortuna che i colleghi naturalmente del padiglione 10 sono come noi comunque di estrazione internistica, quindi c'è stata una continuità di consegne tale da permettere di andare avanti su questo versante. A questo punto Silvia ci parlerà di come poi è andato a finire questo caso molto interessante che abbiamo seguito anche a distanza, perché eravamo quasi in quotidiano contatto con i colleghi che seguivano il Covid per il proseguimento degli accertamenti e delle eventuali cure. Faccio notare un fatto molto importante che tutti ci aspettavamo dal punto di vista ematologico una
a un linfoma di tipo aggressivo. Invece la biopsia ci lascia un po' perplessi, tant'è che lo stesso ematologo e lo stesso anatomopatologo ci consigliavano una seconda biopsia escisionale. Ma qui vi spiegherà come mai poi non è stata fatta Silvia. Ok. Allora, l'infezione da Covid innanzitutto ha avuto un decorso assolutamente paucisintomatico, è stata trattata con una singola somministrazione di anticorpo monoclonale, antiproteina spike, sotrovimab, dato che per il danno renale vi era controindicazione alla terapia antivirale orale. E concomitante, giusto perché ovviamente le complicanze infettive non sono mai abbastanza, si è verificata anche una colite da Clostridium difficile, verosimilmente anche sul fatto che il paziente fosse pancitopenico e che avesse appena terminato una terapia antibiotica, che è stata trattata con vancomicina per os. Nel frattempo il paziente continuava comunque il trattamento emodialitico trisettimanale a cui veniva aggiunto la presenza di un filtro per rimozione delle catene leggere. L'esecuzione effettiva della PET per la ristadiazione della malattia linfoproliferativa è stata eseguita il 31 di marzo, quindi è trascorso oltre un mese rispetto all'arrivo del paziente in pronto soccorso. E ricordiamoci che vi era già indicazione precedente al ricovero a eseguire questo tipo di accertamento, proprio per i reperti clinici che il paziente aveva presentato. E la PET mostra appunto un moderato accumulo del tracciante a carico di plurime e linfadenomegalie sia sotto che sovradiaframmatiche, con una diffusione molto estesa di malattia. Tuttavia i valori di captazione del tracciante, anche in accordo con il collega anatomopatologo, sembravano confermare la presenza di una malattia ematologica in forma indolente, poiché solitamente i linfomi aggressivi hanno valori di SUV max anche più elevati, che possono raggiungere anche i 20 e oltre. Ciò nonostante, comunque, invece, come diceva il dottor Caiti, gli ematologi confermavano l'ipotesi che potesse esserci una coesistente componente di evoluzione aggressiva della malattia, basandoci appunto, come ribadisco, sui dati prettamente clinici. Perciò il paziente è stato preso in carico dalla ematologia dell'ospedale San Martino di Genova, dove il 7 di aprile avviava un trattamento chemioterapico e si sottoponeva al primo ciclo di chemioterapia con sola bendamustina a scopo proprio di ridurre, di contenere la diffusione della malattia ematologica. Una data che merita di essere menzionata è il 12 aprile, giorno in cui il paziente terminava il trattamento dialitico, mantenendo nei giorni successivi una stimolazione farmacologica della diuresi con furosemide per via endovenosa a scalare, e manteneva una diuresi di circa 115 ml ora. Però sicuramente c'è stato almeno un parziale recupero della funzionalità renale. Si sono inoltre verificate un'altra serie di complicanze infettive durante la degenza presso il reparto di malattie infettive, tra cui uno shock settico da Staphylococcus epidermidis oxacillino resistente e da Staphylococcus aureus oxacillino sensibile a partenza dal CVC, che ha reso necessario un altro trasferimento del paziente in terapia intensiva perché appunto, dato lo stato di shock, ha avuto bisogno di supporto ominico del circolo, e veniva inoltre avviata terapia antibiotica con daptomicina. E inoltre era momentaneamente, diciamo, sospesa la chemioterapia con bendamustina. Vi è stata un'ulteriore colite da citomegalovirus trattata con ganciclovir, e diciamo che una volta arginate anche le complicanze infettive del paziente e raggiunta una stabilità clinica, il 29 di aprile veniva dimesso in condizioni generali stabili. E agli esami ematochimici pre-dimissione persisteva ovviamente la nota pancitopenia e si osservava una creatininemia di 1,7 mg decilitro, confermando appunto il parziale recupero della funzionalità renale.
Il paziente ha eseguito in data 5 maggio e in data 6 giugno rispettivamente il secondo e il terzo ciclo di chemioterapia con benda mustina e ieri durante appunto la somministrazione del terzo ciclo è stato avviato anche il rituximab. E agli esami ematochimici di controllo la creatininemia risultava essere di 2,1 mg decilitro. Vuoi aggiungere qualcosa? Siamo molto contenti comunque di come è andata e volevo, se siete d'accordo, intanto che pensate alle vostre domande, anche commenti, siamo pronti a confrontarci con voi. Pensavo adesso di dare un attimo la parola al nefrologo dottor Sanna per guidarci un po' in quello che abbiamo fatto, se abbiamo fatto tutto bene, anche con le tempistiche, con le difficoltà anche chiaramente diagnostiche, gli inconvenienti infettivologici. Volentieri. Allora, puntualizziamo alcuni dati rilevanti per me. Cioè, da un lato l'esame delle urine spesso trascurato ci mette in evidenza un sedimento attivo che con una proteinuria importante. Fa pensare che non sia un danno solo prerenale e che tutte quelle concause che avevamo identificato, cioè la sepsi, siano in realtà concause, ma che ci sia anche qualche cosa di danno glomerulare renale. E a questo punto noi notiamo che ci sono C3 e C4 soprattutto molto consumati e c'è la presenza delle crioglobuline. Allora, il linfoma sì, probabilmente è un linfoma di solito indolente e sembra non aggressivo, però noi sappiamo che la rilevanza clinica delle malattie linfoproliferative può essere anche dovuta all'aspetto secretorio e in questo caso molto faceva pensare che fossero le paraproteine in realtà a poter causare il danno renale e infatti è emerso che erano presenti delle crioglobuline. A questo punto abbiamo un po' rivisto, siamo andati indietro, abbiamo pensato a questa importante porpora che aveva gli arti inferiori, che lì per lì avevamo pensato potesse essere la porpora trombocitopenica, ma forse in realtà qui si trattava di una porpora palpabile da crioglobuline. Anche l'aspetto TAC, questi aspetti ischemici del colon e del tenue, forse potevano essere anche causate da una vasculite crioglobulinemica che si esprimeva anche a livello intestinale. E certo, la biopsia ci avrebbe dato conferma definitiva. Non ci aiuta il fatto di aver trovato una componente monoclonale così piccola e soprattutto che non sia un IgM. Ci saremmo aspettati un IgMK. Ci saremmo aspettati un fattore reumatoide positivo, perché spesso nelle crioglobulinemie miste, che sono di secondo tipo, abbiamo un IgM monoclonale che ha funzione anche di fattore reumatoide, che si è indirizzato verso delle IgG policlonali. Però, insomma, c'è una suggestione clinica importante che si sia trattato di una glomerulonefrite crioglobulinemica con un quadro anche generale di vasculite crioglobulinemica che è migliorata poi trattando il linfoma, che adesso ha anche una sua quota di terapia contro quei linfociti CD20 positivi, perché è stato iniziato il rituximab, che assolutamente andava incorporato nella terapia per questo linfoma. Il paziente adesso sta molto meglio. Un'altra cosa rilevante è la quota di catene libere che avevamo, 1660 di catene K libere, insomma sopra i 500 diventa molto suggestivo il fatto che ci possa essere anche una componente di cast nefropathy, di light chain cast nefropathy. Non è escluso che spesso nelle biopsie noi troviamo quadri misti di precipitazione intratubulare di cast e anche di altre nefropatie glomerulari. A questo punto il quadro ci sembra un pochino più chiaro e meglio definito nelle sue componenti. Prego. Perfetto. Avete nel frattempo qualche domanda, qualche osservazione? Non so, Giancarlo, il dottor Tenconi, nel senso che noi abbiamo poi fatto, se volete, un piccolo ripasso su questi
terminologie che insomma rispetto a quando abbiamo studiato anatomia patologica, la classificazione degli linfomi, sono cambiate molte cose, sono cambiate molte cose nella classificazione dei linfomi. Avete domande o interventi? Non hanno fatto una bomba gli ematologi, non hanno pensato fosse il caso. No. In realtà l'idea c'era, però le condizioni cliniche del malato non lo hanno permesso di fare. L'idea assolutamente c'era ed era corretta farla. Come tu sai, perché lo viviamo quotidianamente, la differenza tra idea e azione è tanta. Anche perché poi questo paziente lo abbiamo perso perché è arrivato il Covid. Però penso che sarebbe stato corretto e giusto fare la biopsia osteomidollare. Anche quella ascite così imponente, perché avete tolto 4 litri e sicuramente non faceva bene alla pressione intra-addominale, quindi anche al rene, immagino. Come lo spiegate? Perché come linfoma indolente, accidenti se ne ha fatti di danni. Esatto, era proprio per quello che sia il collega anatomopatologo che il collega ematologo in realtà avrebbero ripetuto una biopsia linfonodale, proprio perché vi era netto contrasto tra i dati clinici e appunto anche l'esame istologico sul liquido ascitico, l'andamento ingravescente di queste linfadenomegalie, della splenomegalia, la pancitopenia che non si risolveva, tra quelli che sono stati poi i referti finali di biopsia sul linfonodo inguinale di destra e la PET-TAC di ristadiazione. Quindi in realtà oltre alla BOM c'era anche quest'altra ipotesi d'azione aperta di una ripetizione della biopsia linfonodale. Gli ematologi sono stati a un certo punto decisi a trattarlo come aggressivo. Perché mi spiegava oggi l'anatomopatologo che ho sentito, avrebbe voluto un altro linfonodo per verificare la presenza di isolotti di un tessuto linfomatoso diverso da quello che abbiamo trovato. Però sicuramente qui c'è anche la esigenza di trattare comunque una situazione che stava andando avanti e rischiava poi di avere delle conseguenze molto gravi dal punto di vista clinico. Quindi forse ha prevalso l'idea di non fare ulteriori accertamenti, di fidarsi di questo aspetto così importante delle linfadenomegalie e dell'ascite, un'ascite appunto neoplastica con l'immunofenotipo che avete visto, vi ha presentato Silvia, e a trattarlo con la benda mustina. Scusate, c'è una domanda da parte del dottor Laura, che chiede: nella fase iniziale del peggioramento renale, quando era presente la porpora e vera piastrinopenia e consumo di complemento, era in atto una terapia steroidea oltre che gli antibiotici? Sì. Sì, allora, diciamo che i risultati inerenti di ipocomplementemia, la presenza... come? La presenza appunto di ipocomplementemia di crioglobuline sono... Non si sente. Ci abbiamo perso. Scusate. Abbiamo perso San Martino. Che sono pervenuti dopo. Semplicemente perché mancava proprio questo dato di laboratorio che per tempistiche tecniche non ottimizzabili ulteriormente è arrivata dopo. Come? Sì, l'abbiamo fatto, però non dall'inizio, non insieme all'antibiotico. Dopo. Steroide sì, lo steroide l'abbiamo fatto, la porpora era scomparsa, ma la funzionalità renale non era per niente migliorata, quindi lo steroide l'abbiamo fatto. E come chiedevo a proposito dell'insufficienza renale acuta osservata, che poteva essere, hai detto, da una parte legata a una glomerulonefrite da complemento, a consumo di complemento, e o da una cassa nefropati, visto che c'erano delle immunoglobuline, delle leggere che scendevano. Esatto. Mi sembrava un po' scarno il sedimento, quello che avete fatto vedere, per pensare a una malattia glomerulare o tubulare importante come l'una e l'altra. E poi è guarita, cioè è migliorata, perché nella storia naturale della
malattia trattata con lo steroide o è sceso il crioclito così tanto da No. Intanto il reperto del crioclito non è quantitativo, almeno per ora non l'ho visto, né noi qua abbiamo la possibilità di caratterizzare le crioglobuline, quindi ancora adesso non sappiamo se è una crioglobulinemia di tipo primo o di tipo secondo. Questo, diciamo, è un aspetto che ci limita abbastanza. Il sedimento, sì, quello che è stato mostrato non era così eclatante, però di esami di urina abbiamo fatto anche altri e conta anche la concentrazione, l'urina fatta al mattino più concentrata. Poi abbiamo visto dei sedimenti anche più rilevanti in cui la microematuria era importante, la proteinuria era più di 2 grammi, insomma, quindi poi l'esame delle urine era francamente quello di una glomerulopatia, non di una nefropatia interstiziale. Un altro elemento, diciamo, che nelle malattie ematologiche bisogna sempre distinguere se si tratta di un danno dovuto alla paroproteine oppure un'invasione diretta. L'attack PET ci ha fornito un chiaro elemento che il rene non era infiltrato di cellule, di linfociti, e quindi non era quello il caso, insomma. Quindi l'ipotesi light chain cast e glomerulonefrite crioglobulinemica sono quelle più probabili a questo punto, anche se non certo, ovviamente, perché le diagnosi in mano non ce l'abbiamo. Esatto. Bene, quindi avviamo la conclusione? Andiamo verso la conclusione. Ci sono 10 minuti, 12, quindi. Ok. Direi quindi un linfoma indolente che però avanzato e particolarmente pericoloso per questa sua componente, diciamo, di produzione di catene leggere, che vi ha messo seriamente in difficoltà in un paziente che è sicuramente comorbido, con 1000 problemi che potevano. La svolta ve l'ha data il nefrologo, per cui complimenti al nefrologo che vi ha dato un aiuto sostanzioso, ma anche la terapia ematologica poi è risultata fondamentale per la soluzione del quadro clinico. Volete commentare anche voi? Siete contenti, direi, del risultato? Sì, sì, sicuramente sì, tanto che anche con il dottor Caiti dicevamo che inizialmente eravamo molto pessimisti sulla possibilità di recuperare la funzionalità renale e che il paziente interrompesse la dialisi. E infatti, seguendolo appunto a distanza, perché poi è avvenuto quando era già stato trasferito, l'aver saputo che aveva potuto interrompere la dialisi, che tuttora non è in trattamento dialitico, è stata una sorpresa piacevole, direi, sì, assolutamente. Bene, che dici Gianluca? Se non ci sono altre domande, direi che possiamo concludere. Io saluterei tutti quanti. Grazie, è stato un caso sicuramente molto interessante che ancora una volta dimostra come lavorare in squadra sia assolutamente fondamentale, e avere dei consulenti giusti al momento giusto è una cosa assolutamente importante. Grazie ancora e vi saluto tutti, caramente. Okay. Ciao, grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Grazie, buona serata.